Ragazzoli belli, bentornati sempre qui al K, sempre qui sul canale e sempre qui sul gioco di carte più bello del mondo, ovvero Marvel Snap. Oggi voglio proporre il solito mazzo divertente che non è meta, ma che si possono fare veramente grandi cose. È un mazzo che non gioco da un po'. Ovviamente, come di consuetudine, attualmente portiamo altri carte, altre drop con l'evento di San Valentino. Oggi ne abbiamo addirittura 4. Abbiamo sia l'Invisible Woman, sia Mr. Fantastic, non lo so, Mr. Fantastic mi ispira comunque in un Silver Surfer, Black Panther e Nakia. Tutti loro si prendono, loro diciamo che più due si prendono, che mica ragazzi. E Nakia e Black Panther si prendono un più uno. Quindi fondamentalmente abbiamo tutto il funzionamento del Silver Surfer addosso, in più noi abbiamo Wong, Black Panther e Armin Zola, che è una combo che se esce, se il ragazzo non c'ha Cosma, se il ragazzo non c'ha cose che ci possono un attimino destabilizzare, possiamo veramente fare grandi cose. Anzitutto andiamo subito a provarlo, no? Andiamo subito a provarlo e vediamo che cosa ci mette contro l'avversario. In un meta ormai sconsiderato, se così si può dire, raga, no? Penso che converrete con me che attualmente è ingiocabile la situa, anche perché faccio vedere solamente una cosa. Sto scendendo in una maniera assurda, perché io, è colpa mia questa, raga, questa è colpa mia, perché io mi ostino a giocare mazzi diversi per non giocare sempre lo stesso mazzo meta, capito? Ma se tu non giochi mazzi meta, alla fine tu non fai così tanti punti, non vinci così tante partite, ma c'è di più, raga, c'è di più, intanto giochiamo a Goye, c'è di più, raga, intanto il ragazzo non sembra... Sembra che c'è un bel mazzo diverso, fortunatamente, sia lodato di Gesù Cristo. Non mi ricordo più che cosa vi stavo dicendo, raga. Sta lasciando questa cosa. Bello. Tutto su Washington. Ci sta la play. La voglia ci sta la play. Ok, Cable. Va bene, ci sta Cable. Non so che cosa potrebbe aver preso. Spero non Arninzola a sto punto. Ok. Wong è... Bello da fa. Wong è bello da fare, raga, non solo per la combo con Black Panther, perché se non ci abbiamo Armin Zola, alla fine basta uno Shang-Chi lì e siamo belli che andati, capito? Ma anche con il funzionamento di Silver Surfer, con il funzionamento di Absorbing Man. Ora, si poteva giocare anche diversamente questa mano, si poteva giocare Absorbing Man sulla Fisk Tower, Wong di turno 5... Silver Surfer, Sebastian Shaw, capito? E dipende, ci sono varie combo che si possono fare con questo mazzo, molto divertente secondo me. Ebbene, mi devo aspettare Loki. Ha voglia. Ha voglia se me devo aspettare Loki. Vogliamo fare ugualmente Black Panther? Poi se non ci esce Armin Zola possiamo pensare di fare Sebastian sulla Fisk più Silver Surfer, che già, guardate gli schifoi di quanto sono. Non ho snappato, sì, sono un po' un coglione, sai. Vediamo se c'ha coso. Devil Dinosauro, ok. Devil Dinosauro e... e guarda tu, frate. Anche un Forge potevo usare. No, non è vero, non lo potevo usare. Silver Surfer Okoye. Sì, Silver Surfer Okoye, sì. C'hai ragione tu. Vediamo. Ok, che cosa può avere lui lì? Che sparte una carta mia. Armin Zola. Mamma godo, frate. Cioè così, ma senza senso, frate. Cioè nel senso, io mi rischio il 50-50, ma perché? Che c'hai lì? Ma che può avere sto ragazzo? Frate. Ah, non sei neanche Infinite. Ok, vabbè, non ci fa niente questa cosa. Prossima. Avete visto che alla fin fine ricordiamo, e voglio ripetere questa cosa, Cable ha preso giusto Armin Zola con tutte le altre carte che c'avevo. Vabbè, fotte sega di questa cosa. Ma alla fin fine, anche senza Armin Zola, la play è servita, no? Non abbiamo giocato una Kia e non si è preso l'upgrade Armin Zola. Sì, vabbè, frate, sono cotto oggi. Ah, ma il ragazzo mi capita sempre comunque contro. Bello. E non mi ricordo se gioca lo stesso mazzo. No, è un Thanos, frate, è un Thanos. Cioè, vedi, è questa la cosa. Nel senso, se tu vuoi
un posizionamento infinito. No, frate, se c'ha blob in mano è finita. C'ha blob in mano è veramente finita questa cosa. Fammi giocare a Goya, va. Ok, Jack l'ha pescato adesso. Ok, 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 ok. Con calma, lui ha snappato, ma va bene. Spero che non hai coso, frate. Spero che tu non hai... come si chiama? Vabbè, avete capito, raga, dai. Avete capito. Lock Joe. Ci arrivo, prima o poi ci arrivo. Giocherei Brood sul Bifrost a sto punto. Ok. E io adesso farei Absorbing Man a sinistra. Proviamo una play differente questa volta. Vediamo cosa può darci. Digitime e Digimind. Ok, la Soul si sposta tutto sul nostro Brood, va bene, questa qua è una cosa irrilevante, possiamo dire. Molto irrilevante come cosa. Ora abbiamo Wong da fare. E bello. Bello, 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 bello. Sperando di avere Prio, in qualche modo. Sperando di avere Prio possiamo fare veramente grandi cose. Se tu mi dai anche Forge, regà, possiamo chiudere tutto il trittico. Devil Dinosaur Reality. Vabbè, di quel Devil Dinosaur non possiamo fare assolutamente nulla. Capito? Guarda qua, anche Black Panther mi ha dato. Anche Black Panther. Allora, se c'ha Blob, raga, è una 0-6. Cioè, non gli costa nulla giocarla. Ok? A me conviene fa' sta roba. A me conviene fa' sta roba. Nel senso, noi andiamo a 10, 13... i più 4 di... No, aspetta che ho sbagliato. Facciamo le cose fatte bene. Facciamo 14, giusto? No, 13. Più 4 facciamo 17. Più i più 3 facciamo 20 totale. E lui c'ha già 20. Ma lui deve giocare carte, frate. Si abbasserà il dinosauro, giusto? Proviamo. Ah, è vero, non ho calcolato neanche i punti di Sebastian in tutto ciò, eh. Come stai perdendo, frate? Ma che mi stai dicendo? Blob. No, frate. Bello! Bello Sebastian! Bello Sebastian! GG, my man! Lui, giustamente, picco Blob. Ma era scontatissima come cosa. Era scontatissima come cosa. Ma bel game. Raga, Sebastian Shaw. Una sentenza contro il bro che... livello anche abbastanza alto di Infinite stiamo parlando. Boh, io innamorato di Sebastian Shaw. Veramente, mi mancava sto cazzo di mazzo. Se vi ricordate, la scorsa season abbiamo fatto veramente tante belle cose. Era la scorsa? Era la scorsa quella di Sebastian? Sai che non lo so. No, che dico, la scorsa era di Scar. A quella ancora. Due season fa, pensa te. Frate, io sono rimasto ancora lì, dai. Sono rimasto ancora lì. Ora, Isola dei Mostri. Non ci interessa, fondamentalmente. La vogliamo giocare Invisible Woman? Così per il meme. Cioè, tu non mi hai dato per tutti... per tutto il game non mi hai dato né Invisible Woman né Mr. Fantastic. Proviamo. Va bene, non mi interessa questa cosa. Ora Nakia. Nakia ci interessa? Nakia ci interessa. Su Invisible Woman che cosa potremmo giocare? Fondamentalmente nulla delle nostre carte. Fondamentalmente nulla delle nostre carte. Vogliamo fare... a giocare solo Forge? No. Giochiamola. No, scherzavo. Non mi piace questa cosa. Non voglio fare Forge su una Nakia. Facciamo solo una Nakia. Magari qui, no? Magari qui.
Bello. Tanto Sebastian comincia ad upgradarti. Bello. Shuri. Ora, io non lo so che cosa fa. Non lo so veramente che cosa fare. Cioè, nel senso, una giocata bella forte e Black Panther Arninzola. È bella forte come play. Proviamola, tanto ormai le proviamo tutte le play di sto mazzo, regà. Quindi se va male fanculo, cioè nel senso. Non ho considerato... frate, non solo tu hai considerato le rocce, l'ho considerato pure io. E mo'? Che mi gioca lui Destroyer? Se mi gioca Destroyer è finita. Oddio, se mi gioca Destroyer poi vinco. Che qui vinco. E su che devo giocare io? Per andargli sotto Destroyer. Questo? Ha senso? Non lo so. Non farei Brood Sebastian. So, è vero che sono sotto Shang. È vero che sono sotto Shang. Però, frate, io qui non vinco. Se faccio una roba del genere, io qui non vinco. Però sì, secondo me ci sta di più fare una roba del genere. Secondo me ci sta di più. Li andiamo sotto Shang in qualche modo. Ok. Io non voglio sapere che altre carte c'è a sto ragazzo. Non lo voglio sapere. Ma era un deck con la Fenice attualmente. Sì, era un deck con la Fenice. Oh, bello. 100 di oro, dammi qua. Andiamo subito a giocare la prossima. Boh, non l'ho capita comunque la play del tizio. Alla fin fine basta che caricava su una location, no? Se avesse... Vabbè, quanto abbiamo fatto noi? 19? Non mi ricordo. Perché lui andava a 18 se avesse messo anche la Human Torch lì. Boh, fratello, mi ricordo. Vabbè, abbiamo vinto, questo è l'importante, ragazzi. Cioè, cazzo, ci facciamo le pippe mentali adesso, veramente. Okoye, bello. Però non lo so, sono sempre contento di giocare Okoye turno 2, perché so che... Fondamentalmente è l'unica che posso giocare. La Mindscape non è bella. Possiamo dire che la Mindscape non è bella? Non è bella. Vogliamo giocare Okoye? Vogliamo giocare Okoye qui e sperare che ci fa prendere un Brood subito bello prorompente. Forge. Non mi interessa Forge, frate. Non mi interessa per niente Forge. Non mi interessa per niente Forge e... Io devo giocare le mie carte. Devo giocare per forza le mie carte. Facciamo Forge qui intanto. Anzi no, io ci credo che tu mi dai Forge. E... cosa? Come si chiama? Ok, ci aprio. Il ragazzo. Allora, teoricamente vediamo. Sobbing Man, frate, disastro. Mamma mia, disastro, sotto un ponte. Fammi giocare Wong, che ti odi. Però è anche vero che lui c'ha Thor. Thor con la Jane Foster non lo può merita a me. I suoi cosi, i suoi pezzi. Mentre c'è anche Beta Ray. Ovvio. Capito? Cioè, nel senso, fa Jane Foster adesso e merita tutti a me. Come io gli do Arnzola. Capito? Cioè che comunque se lui non fa nulla non ci va molto bene questa cosa. Non lo so, vediamo. Vediamo che si inventa il ragazzo. Peccato perché la Mindscape ci rovina una bella play da fa. Ok, perfetto. Abbiamo 20 punti, noi gli stiamo dando cose che a noi non ci interessano e non possono intaccare.
Che mi invento io? Mi devo caricare per forza Jane Foster Nightcrawler. Per forza roba del genere, perché io qui ho perso ma alla grande, raga. Io ho perso alla grande qui. Devo sperare che lui non abbia preso, non lo so, uno Shang così. Devo sperarci, sì. E niente. Questa è la play più forte che possiamo fare. Facciamo 10 punti. Proviamo. Oh, non lo so. Non so cosa potrebbe aver pescato con l'unica pescata che c'ha. Cioè, Silver Surfer, che mo' voglio io. Ma che mo' voglio io? Frate, c'è l'Absorbimen, è vero. È Medusa. No, abbiamo perso, frate. Peccato. Peccato. Vabbè. Cazzo, l'hai pure upgradato l'Absorbimen. Vero? Quanto è. Che cos'era? Perché l'ha preso? Il piumo di Okoye, è vero. Vabbè, non vinciamo lo stesso, raga. Non vinciamo lo stesso. Vabbè. Goliardica sta. Sto game, posso dire Goliardico, mamma mia. Cioè, io prima di chiudere il video vi voglio far vedere la combo esponente di Wong Black Panther Ardinzola. Se ci fa la grazia. E olè, un bel Lockjaw come location, cosa ne pensate? Fortunatamente, ragazzo, non è un Thanos, ok? Abbiamo messo molto bene su questa cosa. Beh, Brood, lo posso sfruttare questa location quando devo riempire cose? No. No. Oddio, Nagia qui ci starebbe. Nagia qui ci starebbe. Vediamo. Invisible Woman. Il cap, dici tu. Frate, ma io ci provo a fare la play. Ci provo a fare la play in qualche modo, no? Vediamo. Lui caricherà tutto sul raft. Spero che non abbia. Cosa? Come si chiama? Shang. Oppure Cosmo. Cosmo ce l'ha. Se c'ha il cap, ce l'ha sicuramente Cosmo. Namor, dici? C'è Prio, cazzo. C'è Prio. Ce l'avrà Cosmo? Fratello, so che ce l'hai Cosmo. Ma che ti devo raccontare io? Cosa ti devo raccontare io? Oddio, potremmo inventarla. Potremmo inventarla in modo molto goliardica la cosa. Ovvero, Sebastian, Forge. Oddio. Aspetta che non c'ha senso perché sicuramente lui mi farà Cosmo lì. Sebastian, Forge Sebastian. Ma palesissima sta cosa. Fammi vedere che gli prende sto armor qua. Ok. E siamo a posto così. Ora, noi possiamo fare un Brood Silver Surfer. Che mai non fa? Ha voglia. Che noi abbiamo 2, 4, 6. Ma frate, ma con Yoduna a me è un bordello. Oddio, ma mi sa che mi conviene invece fare Brood lì. Silver Surfer qui. Ma sai che? Quasi quasi. È l'unica play che posso fare. Ci abbiamo anche prima, quindi possiamo fare le nostre faccende come meglio crediamo. Sì, dai, proviamo. Proviamo sta play. Sto pensando che cosa può giocare lui. Perché lui c'ha un mazzo Ongoing, potrebbe avere Glow, potrebbe. No, frate, ma sono pure un coglione io, ma sono un coglione. Non si prende l'upgrade a sto punto, ma sono scemo. Sono scemo, no, frate, non ci sto più. Devo andare a dormire, mi sa. Devo andare a dormire, che cosa gli prendi? Agente Coulson, non vinco.
Dai, avevo sbagliato la play in una maniera assurda a mettere Brood su Invisible Woman. Io l'avevo proprio scagata l'Invisible Woman, mica ci avevo fatto caso. Bello. Cioè, l'unica carta che non ci doveva prendere Brood era Okoye. Altrimenti, sia Nagia che Assorbing Man l'avremmo portata a casa. Non ci credo, frate. Non ci credo. Anche col culo ho vinto. Raga, come avete visto, il mazzo è approvato a tutti gli effetti. Cioè, divertente. Ci sono vari combo che si possono fare, perché in un Silver Surfer dove c'è Wong si possono fare veramente tante belle cose. Non solo gli ultimi turni, ma per quanto riguarda tutto. Tutti i 6 turni, tutto il game, possiamo dire. E ovviamente abbiamo anche delle cose che sono molto interessanti. L'unica cosa è che non ci sono tech card, tipo la Rogue, l'Enchantress. Forse sì, forse si dovrebbe togliere ovviamente Invisible Woman, Mr. Fantastic, e mettere altre due belle cartine che possono spingere, no? Tipo uno Shang, no? Un'Enchantress, una Rogue, qualcosa, insomma, avete capito? E per il resto, Volumazzo 7.777, periodico, via.